La serata di sabato 9 luglio avrà inizio alle 19 e continuerà fino a notte con un susseguirsi senza sosta di combattimenti nazionali ed internazionali, con tutti i campioni di massimo livello, tra cui spicca la Valdostana Martini Micheletto. Innanzitutto complimenti, hai già detto molto su quello che intendi fare, hai già detto che non sarà un match facile. Assolutamente no, sarà un match sicuramente tosto con un'avversaria valida, ma d'altronde quasi sempre tutte le mie avversarie sono, senza quasi sempre tutte le mie avversarie sono avversarie toste e questa lo è in particolare, quindi sì. Mi hanno chiesto in molti, ma tu hai deciso di venire a Edolo. Sì, ho deciso di venire a Edolo anche perché l'anno scorso un mio compagno di palestra, tra l'altro, avevo combattuto nella prima edizione facendo il mondiale e l'organizzazione è stata ottima e quindi quando mi hanno chiesto ho detto sì, perché no, va bene. Presidente, cosa si aspetta da questo meeting? Lei l'ha già definito uno dei più interessanti che si svolgeranno in assoluto. Mi aspetto oggettivamente che l'arco alpino esploda per l'entusiasmo, per la forza dei nostri atleti, ma soprattutto per i risultati che questi atleti riusciranno a dare e a trasmettere al pubblico presente. Grande show il 9 di luglio per Antares Fight Night. Quindi da non perdere. Assolutamente da non perdere, da venire a vedere di persona, perché il brivido bordo ring è qualcosa che non si può mancare, soprattutto se si è vicino casa con un evento di questo livello. È logico chiederti a cosa punti. Puntare appunto alla vittoria, come sempre. Poi sarà ring a parlare. Purtroppo per un infortunio mancherà Mustafa Haida, ma lo spettacolo è assicurato grazie anche a centinaia di migliaia di like che stanno già coronando il successo social dell'evento mondiale.